Se tu arresti e fai solo operazioni di polizia giudiziaria o di magistratura e non crei una ricostruzione culturale, una rivoluzione culturale, ce ne saranno altri ancora più incattiviti dopo quelli che hai tolto di mezzo dal punto di vista giudiziario. Io credo che quest'estate le forze dell'ordine hanno fatto un buon lavoro. La nostra anche insistenza nei confronti del governo di avere più uomini ha avuto un effetto perché quest'estate con l'operazione Alto Impatto più presenza delle forze dell'ordine si è vista. Ieri abbiamo avuto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quindi si è parlato di sicurezza. Quindi questo tema ci è chiaro. Io ho posto in particolare il tema anche degli ultimi episodi accaduti a Piazza Bellini, ma non solo. E soprattutto abbiamo chiesto al prefetto che il rafforzamento avvenuto anche grazie alla nostra sollecitazione di forze dell'ordine, non sia un fatto episodico occasionale, ma che prosegua nel tempo. Cioè, Napoli ha bisogno di un presidio di forze dell'ordine sempre costante in tutto il territorio, in tutte le ore della giornata, proprio perché è una città che vive anche molto di notte, è una città piena di giovani, è una città che si sta riscattando con la cultura. Non dobbiamo consentire che a un certo orario della sera si metta qualcuno in una motocicletta con una pistola in pugno e semini il panico e il terrore tra le persone che vogliono vivere la nostra città non solo di giorno ma anche di sera. Quindi questo tema del presidio, quindi ho chiesto, diciamo, al prefetto, sono stato molto, diciamo, come sempre da questo punto di vista attento, e anche alla nostra polizia municipale, ho chiesto di stare sempre di più e molto sul nostro territorio, quindi c'è bisogno di questa presenza rassicurante anche di persone in divisa, fermo restando che credo che il percorso complessivo di tenere insieme attenzione culturale, operazioni sociali e controllo attraverso le forze dell'ordine sta producendo anche i suoi effetti. E poi non ci dimentichiamo, l'ho voluto dire anche in conferenza stampa, che questa città anche da un punto di vista politico ha dichiarato guerra a corruzione e mafie. Che da quello che abbiamo letto quest'estate e che leggiamo ogni giorno sulla capitale del nostro paese, segna una differenza particolarmente netta in questo momento tra la città di Napoli e altre città molto più blasonate del nostro paese. Da sindaco dico che noi dobbiamo stare attenti al nostro territorio, operare molto sul sociale, insieme alle realtà laiche ma anche religiose, stare molto attenti, non sottovalutare i silenzi, i segnali che arrivano dal territorio e poi stare anche molto attento, visto che abbiamo parlato anche di alcune zone del centro storico, ma non solo, a proposito dei minori, per esempio il fatto che vengono venduti in modo assolutamente irresponsabile e scriteriato superalcolici a prezzi bassissimi a ragazzini. Questa è una cosa che non deve accadere, se accade bisogna intervenire in modo molto pesante con sanzioni e se del caso con la chiusura temporanea anche di esercizi commerciali. Cioè, quindi io a questo ho chiesto un'azione sinergica in prefettura, cioè che ci siano una serie di azioni, dalle attività tipiche di polizia giudiziaria, di controlli che si fanno sugli spacci di droghe ed altro, e quelli non si fanno in divisa in genere, ma si fanno in un altro modo, il controllo invece con le macchine segnaletiche, con le divise, ma anche un'attività importante sugli esercizi, su chi svolge attività non consentite dalla legge, però a me sta molto a cuore che in questo momento storico in cui sono stati tagli pesantissimi da parte del governo nazionale, noi non abbassiamo la guardia sul piano sociale e culturale. Queste sono le azioni che noi insieme alle tantissime associazioni della nostra città vogliamo mettere in campo. Queste attività preventive, cioè tendere la mano sul piano sociale, culturale, e questo avvenire molto anche nelle zone periferiche della nostra città. Perché poi ci sono dei segnali bellissimi, quando abbiamo fatto un'iniziativa recentemente a Rione Traiano, culturale, quest'estate, è stato bellissimo perché alcuni appunto abitanti di quella zona hanno detto: ma che bello, non si era mai vista un'iniziativa culturale qui nella nostra via, nel nostro quartiere, e si vedeva che c'era proprio una gioia. Allora, se noi riusciamo a rendere non episodica ma costante tutto questo, andiamo a costruire, magari saranno piccole, però andiamo a costruire delle alternative. Quantomeno la gente la sera, anche i ragazzini, chiunque può scegliere se andarsi a sentire un concerto, uno spettacolo teatrale, oppure magari andare a fare qualcosa di non lecito. Scampia non è nemmeno la Scampia che stai descrivendo tu, che è quella, diciamo, di una volta, quando c'era solamente magari la piazza di spaccio. Io Napoli non è assolutamente meno sicura di Roma e di Milano, non è assolutamente meno sicura di tutte le capitali e le città più importanti del mondo, ha problemi di sicurezza come tutte le grandi città del mondo. Quindi
quindi una città che continua ad avere presenze criminali, continua ad avere la camorra di strada, ma si sono fatti dei passi in avanti, la camorra non è più padrona dei territori della nostra città, dove ci sono forze dell'ordine, ci sono associazioni, ci sono realtà importanti, e soprattutto la camorra è fuori dai palazzi della politica e delle istituzioni. Camorra, mafia e corruzione, cosa che mi pare non sia la stessa cosa in altre parti del nostro paese. Quindi dire che Napoli c'è un'emergenza di questo tipo è una considerazione che non condivido nella maniera più assoluta. C'è un tema su cui dobbiamo stare attentissimi, non attenti, e stiamo ogni giorno, non bisogna sottovalutare niente. Qualsiasi episodio, qualsiasi omicidio, qualsiasi reato non va preso sotto gamba, ma non c'è un tema emergenza, non c'è un centro storico Scampia, né c'è la Scampia solo di Comorra disegnata da qualcuno, insomma c'è una cosa un po' più ampia. Di fronte, diciamo, a un atteggiamento poco serio dal punto di vista istituzionale che ha messo in campo su questo tema il Presidente del Consiglio da troppo tempo, esprimere un commento istituzionale appena noi avremo l'ufficialità, non è che passo un pochino alla volta, sta alla Corte dei Conti, quindi non si sa, sta in Consiglio dei Ministri, è nascosto, ci sarà, non ci sarà, un commento lo farò come istituzioni serie dovrebbero essere abituate a fare nel momento in cui ci sarà la nomina. Noi siamo stati sinora tenuti completamente fuori da questa storia, quindi appena avremo l'ufficializzazione, poi sarà a mezzo mattino, a mezzo Repubblica, a mezzo ANSA, a mezzo Corriere, ma penso ci sarà qualcuno che ci dirà è ufficiale, io farò un commento e poi ci ragioneremo e ci lavoreremo nei prossimi giorni. A questo punto, siccome mi pare imminente la nomina, aspetto la nomina del commissario, che a questo punto mi sembra evidente che non passeranno altri 13 mesi, almeno leggendo De Vincenti, che comunque è un membro del governo, quindi immagino che quello che ha detto corrisponde a verità.